Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo una storia incredibile da condividere con voi, qualcosa che è successo la scorsa estate e che poche persone conoscono. Andiamo dritti al punto per non perdere nessun dettaglio, ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un vero napoletano. L'estate scorsa, il Napoli aveva messo gli occhi su Taun Koop Mainers, un potente centrocampista olandese, e Aurelio De Laurentiis ha presentato un'offerta finanziaria molto generosa all'Atalanta per provare a ingaggiarlo. L'offerta, secondo TMV, è stata impressionante, arrivando a circa 47 milioni di euro. Ma ecco il colpo di scena, l'offerta fu subito respinta. Perché? Ebbene, l'Atalanta avrebbe accettato la proposta se non fosse arrivata troppo tardi. In quel momento i giocatori dell'Atalanta erano impegnati a scegliere il sostituto di Højlund, ceduto al Manchester United. Allo stesso tempo non potevano gestire il trasferimento di Koop Mainers, il che avrebbe complicato molto i loro piani. È una storia incredibile di come il tempo e le circostanze possano influenzare il mondo dei trasferimenti. Il Napoli era disposto a spendere molto per portare questo talentuoso centrocampista nel nostro club, ma a volte il destino ha altri piani. Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue opinioni su quello che sarebbe potuto essere, e non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere nessuna novità esclusiva. Forza Napoli sempre!